Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntata è dedicata alle domande e risposte con utenti circa la pianificazione strategica e World War III Roadmap Theory. Dunque, l'utente Metal Gear Solid 10 voleva sapere, domanda 1, come avevo fatto ad inventarmi in World War III Roadmap Theory solo 5 forze e non 4 oppure 6 o più? Perché, insomma, c'è solo 1 la polarizzazione economica dei proxy, la polarizzazione ambientale dei proxy, eventi neutri rispetto alla trendline, eventi di climate change, eventi di accelerazione politica. Domanda 2. L'utente Metal Gear Solid 10 voleva poi sapere perché non esiste un insieme degli eventi di decelerazione politica. Domanda 3. Sempre dell'utente Metal Gear Solid 10. Ha notato che in World War III Roadmap Theory c'è un totale disinteresse per le persone, ossia per i leader politici, che sono completamente ignorati. Come mai questa cosa, se le decisioni politiche sono prese dai leader politici e da una collegialità di persone che definiscono degli istituti e degli organi collegiali? Perché c'è il totale disinteresse per chi sarà a prendere le decisioni future? Che peraltro non si potranno conoscere, non sapendo nemmeno chi ci sarà poi in futuro, sia singolarmente come leader sia come soggetti collegiali all'interno di un istituto collegiale. Come mai c'è il totale disinteresse per le persone e per i leader e le caratteristiche dei politici? Domanda 4. Altro quesito posto però questa volta dall'utente Aldebaran, che voleva un chiarimento su cosa sono le cause di nullità e le cause di annullabilità degli scenari di detonazione e come mai mi ero inventato tali idee. Dunque andiamo con ordine, proverò a rispondere alle domande se le ho capite tutte. Domanda numero 1 dell'utente Metal Gear Solid 10. Perché in World War III Roadmap Theory ci sono solo 5 forze e non 4 oppure 6 o più? Risposta è che in World War III Roadmap Theory le forze che causano la detonazione sono 5, perché non ne servono più di 5 drivers per spiegare la detonazione di World War III e guerre puniche, e non sono sufficienti invece meno dei 5 drivers per andare a spiegare la detonazione di World War III e guerre puniche. Infatti la polarizzazione ambientale dei proxy, questo driver, causa un complesso insieme di eventi futuri e spiega la polarizzazione degli stati nazionali sotto la spinta del cambiamento climatico e della sovrappopolazione. La polarizzazione ambientale economica dei proxy invece spiega la polarizzazione degli stati nazionali sotto la dimensione economica. La polarizzazione economica e la polarizzazione ambientale avverrà lungo assi latitudinali e non longitudinali come nella guerra fredda. Eventi neutri rispetto alla trendline. Ecco, questa classe di eventi esiste ed è chiarissima e risponde alla logica che in dimensione Pestel esistono vari drivers interni ad ogni restrizione e sotto la spinta dei megatrend esterni i driver interni di ogni dimensione Pestel possono sommarsi amplificando gli impatti, e questo è il caso di polarizzazione ambientale e di polarizzazione economica. Oppure i drivers possono essere neutrali, ed è appunto il caso in cui ho raccolto gli eventi che sono indipendenti, ossia che niente hanno a che fare con i megatrend e non interagiscono, essendo appunto eventi neutri. Ecco, questo tipico comportamento dei drivers in dimensione Pestel spiega l'esistenza
di queste macro classi di eventi che sono appunto neutrali, ossia eventi storici che non si oppongono e non accelerano la trendline storica. Gli eventi di cambiamento climatico è appunto mossa dalla termodinamica e sono quelli che tutti noi già osserviamo ampiamente. Infine, gli eventi di accelerazione politica, ecco, questa macro classe di eventi, come suppongo abbiate già capito, sono interazioni o scelte o d'azioni o proazioni nelle nazioni in relazione appunto alla fase di polarizzazione ambientale ed economica e agli eventi di cambiamento climatico. E quindi mi sembra aver spiegato un po' tutto. Domanda 2 dell'evento praticamente fatto dall'utente Metal Gear Solid 10. Ecco, non esiste un enorme e grande macro insieme di eventi di decelerazione politica, perché semplicemente questo insieme di ipotetici eventi non può esistere. Facciamo una serie di esempi concreti per capirsi al volo. C'è una proliferazione nucleare tattica in Asia che si è sviluppata dal 1950 in poi. Ecco, ma nessun accordo di controllo degli armamenti e nessun contendente in Asia ci ha mai pensato, né l'ha mai proposto, né ha mai aderito ad un trattato di disarmo nucleare tattico in Asia. Che non solo non è atteso questo evento, ma addirittura è possibile che possa esistere in futuro praticamente una tendenza in sostanza all'armarsi sempre di più, anfino andando a sbordare dalla dimensione tattica alla dimensione strategica. E nessuno stato in Asia andrà a disarmarsi, ma semmai è probabile che continui ad armarsi. C'era poi il trattato INF, frutto della termine della guerra fredda tra USA ed URSS, firmato tra Reagan e Gorbaciov, ma gli Stati Uniti d'America si sono sottratti al trattato di controllo dei missili a raggio intermedio con testata nucleare. Non è credibile che gli Stati Uniti d'America vi rientrino e non è credibile che la Cina vi entri in questo trattato INF. Come non è credibile che nemmeno l'India vi entri. Insomma, non c'è alla vista nessuna tardiva politica di controllo poi demografico anche in Africa e non c'è alla vista niente di simile, nemmeno praticamente per il futuro, e nemmeno c'è stato dal 2008 fino ad oggi. Ecco, questo perché semplicemente l'insieme degli eventi di decelerazione politica non esiste. Non ha quindi senso andare a concepire tali tipi di eventi. Domanda 3 dell'utente Metal Gear Solid 10, che vuole sapere perché in World War 3 Roadmap Theory non c'è alcun interesse su chi saranno le persone politiche future, quali saranno le loro caratteristiche personali, culturali, emotive, quanto non c'è nessun interesse per gli organi collegiali e per la loro composizione, che poi saranno organi collegiali e quanto i leader politici che prenderanno le decisioni future. Tutte cose importantissime che non sono predicibili oggi, né a 20, né a 30, né a 40 anni o più avanti. È assolutamente vero che non è predicibile niente a 20 o 30, 40 anni su chi saranno le persone politiche e o militari a prendere decisioni future, così come non è possibile dir niente su chi saranno i membri degli organi collegiali che prenderanno importanti decisioni future. World War 3 Roadmap Theory si disinteressa totalmente dei personaggi politici e si disinteressa totalmente della collegialità degli organi politici composta con persone, perché la World War 3 Roadmap Theory si appoggia sulla teoria dei bisogni. Per fare un esempio pratico e capirsi al volo, il pazzo sanguinario di Hitler, l'invasato di Mussolini, quanto gli eroici Churchill e Roosevelt, oppure il feroce Lenin, ecco, quando avevano fame andavano tutti a rovistare nel frigorifero, oppure quando avevano sete bevevano acqua. Esattamente come tutti gli esseri umani hanno il bisogno di mangiare, bere, appunto acqua potabile, avere una casa per ripararsi dalle intemperie, eccetera.
Ragion per cui la mia idea è che ogni leader politico, per quanto abbia caratteristiche personali uniche, o comunque qualsiasi membro che fa un soggetto che poi faccia parte di una collegialità, di un organo di tipo collegiale, ecco, alla fine dei conti gli esseri umani tutti sono esecutori di un piano di grande strategia o strategia che risponde alla necessità di soddisfare la scala delle priorità di Maslow, per cui prima i bisogni di sopravvivenza, di sicurezza ed esistenziali, sia i bisogni primari, poi via via si garantisce la soddisfazione di bisogni superiori. L'utente Aldebaran chiedeva cosa sono le cause di nullità e le cause di annullabilità degli scenari di detonazione e come mai mi ero inventato tali idee. Beh, insomma, nullità ed annullabilità sono due concetti mutuati dalla dimensione giuridica. Si parla di nullità quando giuridicamente esiste un vizio negli elementi fondamentali del negozio giuridico. Si parla di annullabilità quando esiste un vizio negli elementi accessori, ossia non fondamentali del negozio giuridico. Questo concetto giuridico è trasposto tel quel. Uno scenario di detonazione nullo è un esercizio teorico what if, che immagina cosa potrebbe accadere se fossero reali le cause di detonazione al contesto. Questo vuol dire che se le cause di detonazione sono puramente ipotetiche e speculative, in realtà non esistono, perché sono appunto ipotetiche e speculative. Lo scenario quindi è totalmente ipotetico ed è un esercizio mentale astratto e forse anche un po' sterile. Ad esempio, se non esistesse il cambiamento climatico o se non esistesse la sovrappopolazione, la World War III Roadmap Theory sarebbe solo un esercizio teorico astratto che non avrebbe capacità predittive in linea tendenziale nel mondo reale, in quanto, venendo a mancare la realtà sottostante, sarebbe solo un esercizio teorico astratto, appunto. Ovviamente questo non è il caso di World War III Roadmap Theory. Il cambiamento climatico esiste, c'è e già produce effetti, continuerà a produrre effetti in futuro con un trend non lineare ad impatto sempre crescente. Esiste sovrappopolazione già oggi perché non c'è stata alcuna politica di controllo demografico sul pianeta Terra e non c'è alcuna politica di controllo demografico per il pianeta Terra all'orizzonte. Quindi i megatrend di cambiamento climatico e di sovrappopolazione sono megatrend reali, esistono realmente. Per questa ragione si può solo parlare di cause di annullabilità, ossia quali sono le cause di detonazione, quali provvedimenti si potrebbe prendere per evitare la detonazione degli scenari tramite la loro annullabilità. Queste politiche di annullabilità sono possibili solo in Asia, banalmente con una diversa ridistribuzione delle risorse in Asia, perché il continente è enorme, andando poi a vendere in break-up la Siberia, permettendo così migrazioni apocalittiche della popolazione, trasportandole quindi a latitudini più elevate, onde evitare che la popolazione dell'Asia muoia per guerre o per danni da cambiamento climatico e sovrappopolazione. Oltre il 2050, data limite elaborata con un criterio storico-statistico, comunque possibile la detonazione di guerre oltre il 2050, sempre per la causa di sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico, qualora dal 2050 inoltre non vi fosse una politica di controllo demografico mondiale dopo il 2050. Per l'Africa 2050 non esistono cause di annullabilità. Oggi c'è sovrappopolazione, i danni al cambiamento climatico si espanderanno in Africa e non è possibile in Africa implementare una soluzione simile a quella dell'Asia a causa della diversa latitudine del continente africano. Non è possibile in dimensione pester permettere la migrazione di 1,2 miliardi di africani in Europa. Non è possibile in dimensione pester permettere la migrazione di 1,2 miliardi di africani in Asia. Quindi le guerre puniche sono già oggi ineluttabili, in quanto non esistono politiche di annullabilità della detonazione degli scenari.
per evitare la detonazione degli scenari di guerre puniche 2050 si sarebbe dovuto agire, ad esempio dal 2008, con una massiccia politica di controllo demografico in Africa. Ma tutto questo non è stato fatto, non è stato fatto niente di politiche di controllo demografico in Africa. Quindi ad oggi ormai è tardi preoccuparsi del destino dell'Africa. Punto, fine della discussione sul tema dei concetti di nullità e annullabilità degli scenari di detonazione. Spero che questo lungo podcast cervellotico e pallocoloso vi sia piaciuto. Un saluto, ciao, alla prossima!